Mi chiamarono. David Chase voleva vedermi alle 8:30 del mattino, non so perché. Preferiva vedermi a colazione invece di farmelo provare subito, non lo so. Ci divertimmo molto, parlammo delle nostre famiglie e delle nostre madri. Poi feci il provino. La prima volta mi fermai a metà di una battuta e dissi: fa schifo. Non va bene. Se vuoi ritorni, quando torno te la faccio diversa. Se ne andò nel bel mezzo del provino. Prese e andò via. Un'uscita alla Van Morrison. Faccio schifo, così non va bene. E se ne andò. Ma per noi era stato fantastico. Il direttore del casting gli diede appuntamento a casa mia. E lui lesse la scena e, insomma, bang. Le posso dire una cosa? Oggigiorno tutti hanno bisogno dello psicologo, dello specialista. Tutti vanno ai talk show a parlare in pubblico dei loro problemi. Ma insomma, che fine ha fatto Gary Cooper? L'uomo forte, silenzioso, intrepido. Quello era un americano. Lui non dava retta alle emozioni, faceva quello che doveva e basta. Se si costringe Gary Cooper a dar retta alle emozioni, dopo non la finirà più di parlare. È la nevrosi di qua, è la nevrosi di là, è la nevrosi dei miei coglioni! Apparve subito chiaro che l'avevamo trovato. Era lui, Tony. In certi rari momenti, la vita è bella. La vita spesso è bella. E con un rosso italiano è ancora migliore. Il cast era quasi completo. Mancava solo Carmela. Carmela, ti devo fare una confessione. Eddie fece il provino proprio all'ultimo momento. Che stai facendo? Metto il bicchiere in posizione per essere pronto a buttarti il vino in faccia. Sempre melodrammatica, eh? La fai sta confessione, così ci togliamo il pensiero. Provo la scena dell'episodio pilota, quando lui le confessa che prende il Prozac. Sto prendendo il Prozac. Oh, Maronna santa. E sono entrata in psicoterapia. Oh, Maronna. Questa è una cosa stupenda. Questa è una cosa meravigliosa, una cosa cazzuta. È stato come finalmente. Era la più bella cosa che mi potessi dire. Non è che prima fossi Hannibal de Cannibal. Penso solo che ti farà bene. La psicologia non si rivolge all'anima, è una cosa diversa, ma è un inizio, è già qualcosa. Va bene, sto zitta. Sto zitta. Conoscevo bene quel tipo di donna. Ero sicura che non mi avrebbero presa perché... Secondo la mia esperienza, quando al cinema cercano un'italo-americana, devi avere un certo aspetto, e c'erano molte altre donne che assomigliavano di più a quel modello e venivano scritturate per questo motivo. Comunque andai al provino e il giorno dopo chiamarono e dissero: hai avuto la parte? Io pensai: è una di quelle produzioni cotte e mangiate. Provino e si gira.